Per diverse settimane nelle tavole dei consumatori calerà il consumo di pesce fresco. È iniziato infatti da fine luglio e proseguirà fino a metà settembre il blocco delle attività della pesca lungo l'Adriatico, un provvedimento che ogni anno viene adottato per consentire il ripopolamento delle specie ittiche. Ma a preoccupare il comparto della piccola pesca, poiché mette a rischio anche l'estate fanese, sono le mucillagini, che si riversano in spiaggia così come a largo della costa, che possono avere un impatto significativo sulla vita marina, incluso il pesce. Roberto, è iniziato il fermo pesca, innanzitutto da quando va questo periodo? Con luglio inizia il fermo pesca e si riprenderà il 17 settembre. Non era finito da San Benedetto in giù, quindi noi facciamo un salto di un'ora e 20 minuti e ci riforniamo per quel che possiamo lì. Vongole e cozze non mancano mai. Le cannocchie, ci sono queste barchette piccole che possono pescare da fermo, ci portano qualche 50 kg a volta di pannocchie. E l'altra roba l'abbiamo presa a San Benedetto del Tronto, Ortona anche, c'è un amico che mi porta su da Ortona, però oggi abbiamo finito anche quello, quindi la prossima settimana sarà un disastro totale. Nonostante il fermo pesca, il pesce si acquista sempre? Sì, è ben volentieri da mangiare. Il pesce arriva un po' da tutte le parti, quindi va bene così. Per quanto riguarda invece le mucillagini, pensate che sia negativo per il pesce? Che cosa pensate? Penso di sì, che sia negativo, però tanto che cosa ci possiamo fare? Non possiamo farci niente. In questo periodo di fermo pesca che cosa troviamo sul vostro banco? Allora, si trova un po' di tutto, perché adesso stanno pescando da Civitanova Marche in giù, stanno pescando fino a domani. Il pesce è un po' più caro, merluzzi, sogliole, è un po' più caro. C'è il pesce delle retine, pannocchie, qualche sogliola, sempre un po' più caro. Però bene o male il pesce azzurro c'è tutto, perché le volanti stanno pescando, che non c'è problema. Per quanto riguarda invece il problema delle mucillagini? Per le reti da posta è un problema, perché non ce la fanno a calare, perché le mucillagini gliela abbassa e non pesca la rete, non pesca più. E per quello le sogliole vanno più care, perché ne prendono poche e niente. Signora, come sono i prezzi in questo periodo di fermo pesca? A me sembrano abbastanza accettabili, nel senso non ho trovato grandi differenze. Il pesce è freschissimo, per cui niente da rimproverare purtroppo al fermo pesca che c'è qua, ma non c'è altrove. Per quanto riguarda le mucillagini, lei cosa pensa? È un fenomeno naturale, per cui benissimo. Noi non possiamo lamentarci, in fondo viviamo al mare e rientra nell'ordine delle cose. Purtroppo il turista che dalla Riviera Romagnola fino all'Abruzzo, al Molise, ha prenotato la sua vacanza, sicuramente è un disagio grande, grande, grande. Qual è il pesce che va per la maggiore in questo periodo di fermo pesca? Fermo pesca si lavora sempre calamaro, gambero senza spina, gamberoni, qualche scampetto, e tutto pesce senza spina. Però troviamo il pesce da San Benedetto, un bel pesce che ci sta arrivando dalle porte di San Benedetto, come soglie, le soglie abbiamo anche le nostre, comunque c'è un po' di tutto dopo, triglie, merluzzetti, il pesce non manca, manca più la gente allora, se per questo, più che il pesce c'è, la gente un po' di meno, quest'anno è un turista un pochettino particolare. Nadia, come sono i prezzi in questo periodo di fermo pesca? I prezzi sono un pochino alti rispetto a prima, però c'è poca roba, poca scelta. Cosa troviamo sul vostro banco? Guarda, c'è un po' di tutto, abbiamo tutto, solo che i prezzi che un po' cambiano. Quali sono cambiati di più in questo periodo? Le sogliole che non ci sono, che tre volte costano di meno, di più, e i merluzzi due volte, poi la scelta che non c'è tanta scelta. Il problema delle mucillagini preoccupa i commercianti ma anche i pescatori? Assolutamente sì, perché la mucillagine si deposita nel fondo. Le reti, quando arrivano, le maglie della rete si chiudono e non riescono più a pescare. Secondo lei una soluzione c'è? Sì, deve fare un tempo che deve muoversi l'acqua, deve fare una mareggiata.